è molto semplice. Quando dovevo fare il mio primo film, il camorrista, ero convinto che Piovani fosse il musicista giusto per quel film. Mi procurai il suo numero telefonico, lo chiamai e dissi: sono un giovane regista, devo fare il mio primo film e mi piacerebbe tanto che facesse la musica. E lui mi disse: mandai il copione, anzi no, ci siamo dati un appuntamento a Piazza Navona. Io gli portai il copione, gli spiegai il film come doveva nascere, chi era il produttore, e lui fu gentilissimo, mi disse: lei col copione, ti richiamo. Adesso il copione mi richiamò e mi disse: lo faccio, mi piace. E il rapporto fu ottimo, cioè abbiamo lavorato benissimo insieme, a tal punto che quando ho cercato di mettere in piedi il secondo film, Cinema Paradiso, anche se non era la cosa più urgente quella di pensare al musicista, pensavo di chiederlo di nuovo a Nicola. Però quando con il produttore Franco Cristalli finalmente il film si cominciò a metterlo in piedi, un giorno Cristalli mi disse: le musiche secondo lei che deve fare? Guardi, io ho lavorato con Piovani e quindi pensavo: è bravissimo, ho lavorato anch'io, ho fatto dei film per me, compreso un film di Marco Bellocchio che era Nel nome del padre. Però qui ci vuole qualcos'altro, ci vuole qualcun altro, perché qua ci vorrebbe un Morricone. Quindi l'idea è iniziata tu di Cristalli. Io dico: non lo farà mai. Perché? Lei dice: ma non lo farà mai, perché sono un film di uno sconosciuto, in un momento in cui lui aveva da poco fatto Mission, quindi in un momento della sua carriera veramente importantissimo. Ritenevo improbabile. Cristalli lo chiamò subito, chiamò la segretaria, chiamami Morricone, e gli disse: sto facendo un film di un giovane, un film molto bello, sente di fare la musica. Ennio pragmatico disse: quando si fa il film? Quando dovevi registrare? Cristalli fece un po' di conti, gli disse: settembre. Non posso, perché ho un film americano da fare, sono impegnato. Fine. Io la interpretai a modo mio, mi sta bene. Non gli andava di farlo, giustamente. Cristalli non gli andava di perdere rispetto alla mia previsione, lo chiamo subito e gli disse: ma se ti mando il copione, almeno lo leggi, solo per avere un tuo parere. E lui mi disse sì, anche perché loro avevano lavorato insieme molte volte, avevano un bel rapporto. Cristalli gli mandò il copione e o la mattina dopo o la mattina del giorno di due giorni dopo squillò il telefono a casa mia molto presto la mattina ed era Ennio. Sono in un libro, ho letto il suo copione, lo vorrei incontrare. Ci siamo incontrati a casa sua e abbiamo cominciato a lavorare insieme. E quindi quello con Nicola non è stato un sodalizio che si è interrotto per ragioni. Semplicemente è subentrato Ennio e poi è nato con lui un rapporto tale per cui non ci siamo più allontanati. E quindi era così. Poi con Ennio ho fatto tutto, da allora a oggi, tutto quello che mi è capitato di fare l'ho fatto con lui. E fai anche adesso questo libro, nasce da questo lavoro, no? Cioè stai facendo un documentario su Ennio, stai al montaggio e probabilmente lo vedremo non so quanto, ma non... Spero, sai, dipende anche dagli altri impegni, spero che sia pronto per la fine dell'anno, al massimo a mezzo l'anno prossimo. Allora, lo porteremo a Bari. E questo libro nasce da questa lunghissima intervista Fiume che ho fatto a Ennio. Siccome in un primo momento pensavo di ultimare il documentario per i suoi 90 anni e poi non ci siamo riusciti per varie ragioni, allora almeno dalla lunga intervista abbiamo tratto una sintesi e abbiamo fatto un libro che infatti è uscito per i 90 anni di Ennio. E nell'intervista, cioè nel documentario,
quali percentuali di questa lunga intervista? Poco, ci saranno il 10%, si fanno... che anche per questa ragione abbiamo pensato di fare il 10%. Certo, c'è una traccia che vedono